Sono 50 anni, i suoi primi 50 anni passati tra pennelli, oli, tele, colori, quadri e sculture. È un artista ispicese, di nome fa John Battista, di cognome Cultrera. Espone una personale di pittura presso Palazzo Padova in Corso Umberto dal 6 agosto al 20 agosto. Un omaggio interamente gratuito alla sua ispica. La domanda d'obbligo è questa, Titta: cosa possiamo vedere nei quadri della tua personale di pittura? In questa mostra possiamo vedere molti oli, oli su tela, delle grafiche e soprattutto molti acrilici che metto a disposizione del pubblico per avere un mio ricordo, ecco, visto i 50 anni, e quindi do la disponibilità a tutti di poter avere una mia cosa. I tuoi quadri sono oli su tela e acrilici in cartoncino, un lavoro certosino quello che possiamo ammirare. Sì, è un lavoro abbastanza ricercato, è il frutto di tanti anni di esperienza che ho messo a disposizione appunto del pubblico. Voglio ricordare l'ultima opera che ho fatto, che è la scultura che è collocata in piazza La Lucertola Sicania, e voglio dare anche con questa mostra modo di capire chi ha fatto questa scultura, che tanti sanno chi è Titta Cultrera, però non lo conoscono personalmente, ecco. Voglio appunto dare tutte le spiegazioni possibili su questa scultura. Allora ricordiamolo ancora una volta: dal 6 al 20 agosto Titta Cultrera espone a Palazzo Padova in Corso Umberto. Allora, la mostra è collocata presso il cortile barocco della Sala Padova, quasi a 200 metri dalla piazza, al Corso Umberto, un posto abbastanza bello, fra l'altro io ho già esposto qualche anno fa, e che si presta benissimo nel contesto di questa manifestazione. Ringrazio Titta Cultrera, Piero Giunta, per Radio Dimensione Musica.